Massimo Trespi, presidente del Conservatorio Nicolini, da poco, insediato operativamente da quando quindi? Allora, il decreto di nomina mi è stato trasmesso il 2 di agosto, quindi direi dal 3 di agosto. Come mai hai accettato questo incarico? Ma guarda, devo dire che per come si sono create le condizioni è stato un evento del tutto inaspettato, per quanto mi riguarda. Due docenti del conservatorio, posso fare anche i nomi perché cosa non è segreta, Pietro Tagliaferri e Paolo Rossini, hanno chiesto un appuntamento, mi hanno chiesto di parlarmi. Guarda, io sono andato a quell'appuntamento pensando di dover parlare del comune di Piacenza, che magari volevano parlarmi di qualcosa del comune di Piacenza, invece mi hanno detto se ero disponibile a candidarmi, se potevano dare il mio nome come candidato alla presidenza di Nicolini. Sul momento praticamente ho accusato il colpo, nel senso che non me l'aspettavo. Ci ho pensato qualche giorno, ho fatto una verifica con il segretario generale del comune per capire se c'era un'incompatibilità con il mio ruolo di consigliere comunale, accertato che non c'era un'incompatibilità, dopo circa una settimana ho risposto positivamente. Perché? Perché mi sembrava una sfida nuova, in un campo totalmente diverso da quello dove finora ho operato, anche se non completamente nuovo. Perché? Perché ho fatto l'assessore alla cultura con il sindaco Guidotti dal 98 al 2002 e perché grazie all'amicizia con una persona che io ho sempre stimato tantissimo, che era il maestro Giuseppe Albanesi, che è mancato purtroppo, ma che mi aveva coinvolto nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Musicale Pierluigi De Palestrina di Castel San Giovanni, dove sono rimasto per 20 anni, e quindi il mondo della musica, di un certo tipo di musica ovviamente, l'ho conosciuto in quell'occasione e ho sempre in un certo senso ascoltato molto i suoi consigli del maestro Albanesi e conosciuto il mondo degli artisti musicali proprio in quel frangente e ho continuato ad ascoltare e a vivere quelle emozioni. Senza fare proprio un elenco della spesa, perché immagino siano tanti, però quali sono i progetti, diciamo le sfide, i primi impegni che ti trovi a dover affrontare come presidente del conservatorio? Allora, diciamo che innanzitutto bisogna inquadrare il ruolo del presidente. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione e si occupa, diciamo così, di tutte le questioni sul versante amministrativo e organizzativo. Per quanto riguarda l'attività artistica, c'è un direttore artistico, Grazia Petrali, e c'è quindi questa autonomia, giustamente. La parte didattica, artistica e artistica. Insegnante, non posso che essere fiero di questa autonomia che giustamente si deve coltivare. Per quanto riguarda le questioni quindi di competenza del Presidente, abbiamo di fronte una grande sfida che è i lavori di ristrutturazione del tetto, che sono già iniziati, e dell'ala antica del conservatorio che dovrebbero iniziare tra qualche mese. Sono lavori importanti di ristrutturazione che consentiranno di mettere a nuovo un'ala antica, conservando naturalmente il prestigio architettonico della storia. E l'altra grande partita riguarda i concorsi per 8 cattedre del conservatorio, sono concorsi di carattere nazionale. Dopo una fase in cui i concorsi non si facevano più, il Ministero ha ripreso a fare i concorsi. Il Ministero non dà fondi per sostenere i concorsi, quindi il Conservatorio di Piacenza deve sostenere economicamente questa importante sfida. Poi c'è tutto un versante, secondo me, su cui bisogna lavorare un po' di più, che è quello della comunicazione del Conservatorio, su cui
ho visto le prime cose e secondo me su questo ci sono i margini di miglioramento, perché il conservatorio è una realtà straordinaria dal punto di vista del prestigio, della qualità, della cultura artistica e musicale che custodisce una storia importante. Per far conoscere questo bagaglio straordinario di storia e di cultura bisogna utilizzare tutti i canali della comunicazione odierna. Bisogna migliorare il sito, bisogna migliorare la comunicazione e bisogna, secondo me, far conoscere il conservatorio, prima di tutto quei piacentini che non lo conoscono, che non sono pochi, ma anche al di fuori del territorio provinciale. C'è un altro aspetto, secondo me, importante: il conservatorio come motore culturale della città. Il conservatorio di Piacenza è un istituto universitario, perché i conservatori sono stati qualificati in istituti universitari. Il conservatorio di Colini è l'unica università piacentina, cattolica, politecnica, hanno sede a Piacenza, ma sono milanesi. Allora, partendo da questo presupposto, che stiamo parlando dell'unica università piacentina, vorrei innanzitutto allacciare delle relazioni con le istituzioni locali per sensibilizzarle in questo senso, perché possano nascere dei progetti comuni. Ho parlato con alcuni assessori della giunta comunale su alcuni progetti che loro hanno in mente, stiamo dialogando e, come dicevi tu, vorrei utilizzare il conservatorio come volano di un sviluppo, di una ripresa culturale a Piacenza, che secondo me è importante e su cui il conservatorio può scrivere pagine importanti. Pensiamo ad esempio a tutta la partita di Verdi, di Giuseppe Verdi, penso, tanto per tirar fuori quella mediaticamente più penso a Verdi, penso all'Hotel San Marco, che potrebbe diventare un luogo importante per quanto riguarda la storia di Verdi a Piacenza, ma penso anche alla esportazione di progetti del Conservatorio di Piacenza al di fuori del territorio piacentino. Rimane anche poi il progetto, forse già in atto, di questi spazi di XNL, no? A disposizione. Sì, con il... da questo punto di vista. Come sono i tempi? È già... Con il presidente Reggi con cui ti ritrovi a Correggi, bene o male ogni tanto si intreccia la tua vita politica. Ci lasciamo e poi ci ritroviamo come gli amanti, cioè che si lasciano, poi si ritrovano in altre circostanze, in altri luoghi. Se un altro vi conoscete, collaborato. Sicuramente ci conosciamo bene, lui era sindaco, io presidente della provincia, io poi gli ho fatto l'opposizione quando lui era sindaco, quindi voglio dire, noi abbiamo lati oscuri. Con lui ho cominciato a parlare, intanto devo dire che Fondazione di Piacenza di Geono sta facendo un lavoro importante con il conservatorio, ha sostenuto e sostiene economicamente il conservatorio, anche ha messo a disposizione questi locali XNL per un certo tipo di musica, c'è questo progetto di insonorizzazione molto importante, ma io credo che con la fondazione si dovrà sviluppare ulteriormente questo rapporto anche su, diciamo così, eventi di natura culturale e musicale che propongano in prima battuta e direi come protagonista il conservatorio, su cui credo che Fondazione Piacenza di Geono ha dimostrato già di essere molto sensibile. Il conservatorio guarda anche a sponsor privati eventualmente per eventi eccetera, ci stai pensando? Sì, io credo che debba guardare a sponsor privati, perché la cultura ha dei costi, questi costi se vogliamo fare qualità vanno sostenuti e partnership con soggetti privati direi che è molto importante e su cui non bisogna avere, secondo me, dubbi nello sviluppare questo percorso. C'è una cosa che darà l'idea di una svolta rispetto alla precedente presidenza, ad esempio, o comunque che ti caratterizzerà già? Ci può essere qualcosa? Sto pensando, ne ho parlato anche con il direttore artistico,
secondo me bisogna introdurre dell'innovazione nella didattica. Lo dico guardando l'aspetto didattico dal versante docente, voglio dire, però credo che l'innovazione anche tecnologica sul versante didattico sia un modo importante per promuovere e migliorare la qualità delle relazioni coi docenti, tra i docenti e gli studenti, tra i docenti e le famiglie, su cui secondo me bisogna fare un lavoro. Quindi attraverso corsi di formazione, l'adozione di tecnologie nella didattica, registro elettronico. Che adesso non c'è, e per cui secondo me su questi aspetti bisogna fare dei passi. Hai un modello di conservatorio che magari hai guardato, c'è qualcosa? In generale come si sta muovendo la didattica anche in altri livelli? Insomma. Sto guardando ad altre realtà, ad altri conservatori per imparare, per conoscere. Ho rapporti col Conservatorio di Milano, conosco il presidente del Conservatorio di Milano, ma mi sto guardando in giro per capire anche che cosa fanno gli altri, perché c'è sempre da imparare anche da chi è più avanti di te e che può esprimere esperienze positive. Uno strumento che ti piace, e poi penso di sì, se ci sarà l'impegno a seguire tutto quello che il conservatorio proporrà in termini appunto di spettacolo, di concerti, di come potrà, tra la scuola, il comune, eccetera. Come assessore alla cultura in passato ho sempre cercato di seguire tanto questo settore. Mi piacciono due strumenti in particolare quando suonano insieme, il pianoforte e il violino, mi piacciono tantissimo. E poi vorrei anche conoscere e approfondire il rapporto con i docenti del conservatorio, perché c'è un aspetto di curiosità che mi piace soddisfare rispetto al lavoro che fanno, alle loro problematiche e anche con gli studenti. In questo evidentemente influenzato dalla mia esperienza come docente, ma voglio conoscere gli studenti, voglio capire anche i problemi che hanno. Ne cito uno, per esempio, che mi è venuto in mente riflettendo in questi giorni. Ci sono diversi fuorisede, studenti fuorisede che studiano al Conservatorio di Piacenza, e volevo capire da loro, parlando con loro, che problemi hanno incontrato, non solo di alloggio ma anche di vita Piacenza, come si vive a Piacenza, per capire dalla loro diretta esperienza se si può fare qualcosa per migliorare anche, diciamo così, la permanenza a Piacenza di quelli che sono fuori sede. C'è un altro aspetto che vorrei aggiungere, che mi sembra importante. Si sente, a mio avviso, parlando anche con alcuni docenti al conservatorio, la mancanza a Piacenza di un liceo musicale, per esempio. Quantomeno di scuola e indirizzo musicale. Scuola e indirizzo musicale. Parliamo di secondario musicale. Esatto, e liceo musicale, su cui secondo me c'è un vuoto da riempire e possiamo lavorare insieme con i dirigenti scolastici delle secondarie superiori per cercare di colmare questo vuoto, che sia propedeutico poi a un inserimento all'interno del Conservatorio di Piacenza. Sì, perché manca proprio questo. Manca un segmento. Su cui bisogna lavorare. Sì, hai ragione. Ultima domanda, cioè sarà un momento ufficiale, o c'è già stato, ufficiale in cui ti presenti magari ai docenti? Ci saranno due momenti. Il primo momento è quello che ho convocato io, perché di mia competenza ho convocato per il 7 di settembre, lo dico anche prima, il primo consiglio di amministrazione che presiederò, mentre invece sono in attesa della convocazione del consiglio accademico e del collegio docenti per presentarmi a tutti i docenti del conservatorio, e credo che le date verranno comunicate a breve.